la mattina del 12 aprile del 73, il prefetto Libero Mazza vietò a Milano ogni tipo di manifestazione di carattere politico a causa di uno scontro che era avvenuto in giorni precedenti, sempre tra manifestanti e polizia. La questura aveva organizzato, aveva disposto accuratamente circa 2300 tra carabinieri e poliziotti. Prima delle 18 circa 500 esponenti di destra si erano stabiliti in via Mancini e parallelamente un gruppo di sanbabilini si erano stabiliti in piazza Oberdan. Gli scontri iniziarono in piazza Tricolore verso le ore 18 quando un gruppo di neofascisti iniziò a provocare la polizia con saluti romani e degli slogan inneggiando Ciccio Franco. Gli slogan e i saluti romani furono poi seguiti dal lancio di numerosi oggetti, tra i quali pietre, sassi e anche il lancio di una bomba a mano che ferì due persone vicino all'edicola. Il gruppo poi di neofascisti che era in piazza Tricolore si spostò in via Bellotti creando durante il passaggio delle barricate, spostando macchine per rallentare la polizia. In via Bellotti il gruppo di neofascisti quindi lanciò verso la polizia due SRCM, una delle quali colpì Antonio Marino, un poliziotto del reparto Celere, il quale fu ucciso dall'esplosione di questa bomba. Successivamente furono presi di mira anche degli edifici, tra i quali troviamo l'Istituto Magistrale Virgilio, un bar nella zona e soprattutto anche la Casa dello Studente in Viale Romagna, dove furono sfondate delle finestre e i vetri di queste finestre finirono per colpire uno studente. Alle 7:30 si concluse questa manifestazione che sfociò nella violenza. E molte persone rimasero scioccati da quello che era successo, tanto che definirono questi gruppi di neofascisti come un gruppo di barbari. Avevo spesso visto questa targa in via Bellotti perché è una via che frequento spesso e ho anche frequentato le elementari, le medie, l'asilo, tutte in quella scuola dove c'è anche la succursale del nostro liceo. Mi interessava e erano fatti anche che ad esempio mio nonno aveva vissuto in prima persona perché il giorno in cui è accaduto era nella via, in un negozio appena più avanti. Beh, il periodo degli anni 70 io non me lo sarei mai aspettato così pieno di eventi violenti, difficili anche. La cosa che mi fa più impressione è che comunque era il periodo dove i miei genitori erano adolescenti e la cosa è parecchio inquietante.